Bentrovati, Davide il Critico. Oggi è il giorno. Oggi l'allenatore del Bologna FC 1909 si chiama Vincenzo Italiano e voglio immediatamente dire benvenuto, benvenuto Vincenzo. Ha firmato il contratto poco fa a Casteldebole. Tra l'altro io ragazzi, ve lo dico immediatamente, c'ho un po' i brividi perché dopo aver firmato il contratto è andato via da Casteldebole e io non so come dirvelo, ma sembra che lui guardi i nostri video. E oggi, incredibilmente, voleva salutare tutti voi qua con me nel video. Quindi benvenuto a Vincenzo Italiano. Ciao ragazzi, ciao Bologna. Sono pronto per iniziare con voi questa avventura. Dai. Grazie. Verso un trofeo. Grazie, grazie mille, grazie, Vincenzo. Grazie. Veramente, grazie. Oggi ciao, è un nuovo ciao capitolo. Ci saluta Vincenzo che deve fare un sacco di cose, deve cercare anche l'armadietto nel quale hanno chiuso il buon Carlson. Quindi le attività da svolgere sono quasi, quasi, quasi infinite. Ho già visto, ma l'ho detto anche negli altri video, che non tutti sono felici dell'arrivo di Vincenzo Italiano. Abbiamo preso un perdente, abbiamo preso un allenatore che fa giocare male le sue squadre, a Firenze l'ha mandato via a calci nel sedere, vede Bologna come un rimpiazzo, ci ha messo un casino per scegliere di venire qua perché prima si è guardato intorno, perché avrebbe preferito scegliere qualsiasi altra piazza. Allora, 60 minuti, allora. Ragioniamo bene, 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 sia su quello che siamo, sia su ciò che stanno facendo anche le squadre intorno a noi. Il Bologna sceglie Vincenzo Italiano. Vincenzo Italiano è un allenatore che ha perso tre finali. Quindi anche quando mi vengono a dire avete preso un perdente, sì, abbiamo preso uno che ha perso tre finali. Sì, sì. Però io non ricordo sotto i portici qualcuno che abbia camminato fermandosi a sorseggiare un caffettino da Zanarini, che aveva giocato tre finali in un anno, di cui due europee, lì sotto il porticato. Non lo ricordo uno che poi dopo magari si faceva trance di pizza da Altero. Io non me lo ricordo. Ma soprattutto chi perde le finali è solamente colui che le gioca. Ok? Quindi questa cosa del perdente a me, onestamente, non ha mai sfiorato neanche un attimo, nemmeno un secondo. Ho preso l'allenatore della Fiorentina, uno degli allenatori che ha fatto meglio a Firenze, perché li ha presi dalla zona salvezza e li ha portati a giocare delle finali, ok? L'ho preso per proporgli delle opportunità più importanti di quelle che gli offre una piazza come Firenze, ok? Una squadra che fino a due anni fa era 10 volte più ambita della nostra. Pulgar ha scelto Firenze invece che Bologna perché per lui era un passo in avanti nella sua carriera. Adesso ha aperto probabilmente un'edicola nel Sud America, non sappiamo cosa abbia fatto, comunque gli mandiamo un grandissimo saluto. Però questo è ciò che voglio dirvi. Ad oggi Italiano è per me la miglior scelta possibile. Perché? Perché ha esperienza in campo internazionale, fa giocare bene la sua squadra. Ragazzi, non focalizziamoci solo su quello che è stato l'ultimo mese, quella che è stata la finale in Conference League, non focalizziamoci solo su quello, guardiamo tutto il percorso. La Fiorentina di 3 anni fa gioca veramente bene, la Fiorentina dell'anno scorso gioca bene, raggiunge la finale di Coppa Italia, raggiunge la finale di Conference, quest'anno gioca un po' meno bene, ma è l'ultimo anno di un ciclo di 3. Ditemi chi è che fa bene l'ultimo anno, a parte che in Italia, ditemi chi è che ci arriva a 3 anni di fila nella stessa squadra. Ma al di là di questo, ditemi chi è l'allenatore che al terzo anno, ovvero l'anno in cui in teoria si esaurisce un po' il ciclo
del mister, ovvero quello che lui stesso può dare alla squadra e all'ambiente, è un qualcosa di fisiologico. Non mi scrivete nei commenti Gasperini, perché Gasperini è un'eccezione, ok? È un'eccezione, una bellissima eccezione a Bergamo, ma è un'eccezione. Quindi italiano, l'ultimo anno a Firenze, un anno di fine ciclo, raggiunge comunque una finale di conference. Ragazzi, ragazzi, io capisco avere dei dubbi, ci mancherebbe altro, non è Ancelotti, non lo è, non lo è. Però ad oggi, italiano, io la vedo come la miglior scelta possibile. Anche perché i nomi li abbiamo già esaminati. Vanoli fa giocare bene le sue squadre, ma Vanoli non ha mai giocato il mercoledì o il martedì in una competizione europea. Magari fra 5 anni Vanoli sarà bravissimo, sarà al Real Madrid, ma noi dobbiamo andare tra 1-2 mesi a giocare in Europa. Dobbiamo giocare in Europa, dobbiamo giocare in campionato, dando dei risultati, non solo giocando bene. Perché se viene Vanoli e a Bologna si gioca bene, ma si perde 3-0 a Empoli, giocando benissimo, non va bene. Non va bene. Il Toro prende Vanoli invece di Juric, ci può stare, c'è una rifondazione, non c'è una competizione europea, c'è del tempo per lavorare, ok? E per crescere. La Fiorentina prende Palladino, era meglio Palladino di italiano? Non so, ragazzi, possiamo dire che in prospettiva magari potrebbe diventare meglio Palladino di italiano. Ad oggi io non me la sento di dire che Palladino sia meglio di italiano, non me la sento, non me la sento. Chi era meglio, Pioli? Probabilmente Pioli era un profilo molto più interessante. Vuole andare in Inghilterra, vuole andare in Inghilterra. Ho letto anche chi mi ha detto Baroni, ma un conto è allenare il Verona e fare dei miracoli col Verona, un conto è dover arrivare settimo, sesto. È diverso, ragazzi, è molto, molto, molto diverso. Allora potremmo dire, perché non prendiamo il buon Nicola? Anche Nicola ha fatto un campionato strepitoso l'anno scorso con l'Empoli, ha fatto una salvezza incredibile con la Salernitana. Ma non va bene Nicola per quello che dobbiamo fare noi. Non va bene, ok? Come non va bene neanche probabilmente un Allegri. Perché un Allegri viene a Bologna se a Bologna hai Cristiano Ronaldo, Messi e in mezzo Mbappé. Il Bologna ad oggi non può permettersi di avere queste garanzie e di avere in panchina un gestore. Serve un allenatore. Quindi, per quelli che sono i miei gusti e le mie idee, avrei optato per Sarri o italiano. Anagraficamente parlando, probabilmente è meglio italiano. E ad oggi, ripeto, secondo me la società Sartori, che si meritano non fiducia, di più, hanno portato a Bologna il miglior profilo che si potesse scegliere. Tedesco? Tedesco arriverebbe tra un po', perché c'ha una competizione europea, ma non con un club, con la nazionale. E in più, l'anno prossimo non bisogna fare bene solo in Europa, bisogna dare continuità al campionato. Serve qualcuno, ragazzi, di pronto, pronto, pronto. E io credo che italiano sia il profilo, lo ripeto, migliore che Sartori potesse scegliere. Poi tra 1 mese le avremo perse tutte, questo non lo so. Non credo, questo non lo so, ma non credo. L'altra mia richiesta, al di là dell'allenatore, è quella che volevo fare un po' al tifoso del Bologna, come me, quello che va allo stadio, segue la squadra. Io so che quando si perde ci si arrabbia. Cioè, se io perdo in casa, anche contro il Real Madrid, 3-0, so che è normale perdere, però arrivo qua a fare post partita e non sono felice, non sono felice. Quando la tua squadra perde non sei felice, ma io non ero felice neanche quest'estate contro il Palermo nel precampionato. Io a termine della gara non ero contento, mi giravano. Se Bologna perde oppure pareggia delle partite che per me può vincere, mi dà fastidio, non sono lucido. Però il giorno dopo rifletto, dopo 3 o 4 ore rifletto. Ecco, io spero che l'anno prossimo ci sia una riflessione approfondita su quelle che saranno le nostre aspettative. Perché le nostre aspettative faranno una grandissima differenza tra avere un ambiente solido vicino alla squadra, che percepisce anche l'avversario quando legge il cartello Bologna ed esce dall'autostrada, oppure una realtà
un po' più leggera, un po' più sgretolante, ok? Che lascia trasparire un po' di paura. Paura di cosa? Di tornare a non contare nulla. Perché questa è la mia più grande paura, ok? Quindi l'unità fa la forza. Spero che l'ambiente sia unito e coeso. Poi anche io faccio post partita nel quale sbraito e provo a fare ironia, a volte maldestra. Però il weekend dopo, se si riesce chiaramente e si ha la possibilità, si torna allo stadio per incitare. Per incitare. Perché l'anno scorso la società e i ragazzi hanno acquisito un credito che secondo me ha un valore indiscutibile. Indiscutibile. Quindi questa è la richiesta che vi faccio. Per quanto riguarda anche il tema di ieri, l'italiano ha preso tempo. Ragazzi, l'italiano può anche aver preso tempo. Può anche aver dubitato. Ok? Può anche aver avuto qualche perplessità. Però, sto ragazzo, perché c'ha 46 anni, sto ragazzo ha finito di lavorare 46, che ce l'aveva i lacrimoni, diceva nello spogliatoio con un'altra squadra. Mercoledì mattina, è a Casteldebole mercoledì mattina. Ieri sera era già concluso l'affare praticamente ed era martedì sera, era alle 8 quando è uscita la notizia di Di Marzio. Cioè, vuol dire che questo ragazzo qua, i ripensamenti di italiano, si guarda intorno, ma mi guardo molto più intorno io per cercare parcheggio alle 6 quando torno a casa. Cioè, io vorrei guardarmi intorno come si è guardato italiano intorno in questi giorni quando cerco il parcheggio. Perché io quando cerco parcheggio ci metto molto di più, ve lo giuro, molto di più rispetto a quanto italiano abbia riflettuto sull'opportunità Bologna. Ma molto, molto, molto di più. Mi sto già innervosendo. Quindi ti ricordo di iscriverti al canale, mettere in piace al video ed andare su Instagram a seguire la pagina Davide il Critico. Forza Bologna, sempre ragazzi, sempre!